Buonasera, sono Cristian Turturiello, psicologo clinico, faccio parte di AISTONLUS, Associazione Italiana Sindrome di Tourette, e stasera vi parlerò del bullismo e del cyberbullismo. Impariamo un po' a conoscerlo nei suoi aspetti più basici. Prima cosa vi dico, conoscete cos'è il bullismo? Mi direte, ma forse ho sentito parlare di qualche cosa, ma la prima cosa che ci tengo a dire e a dirvi è quello che cosa non è il bullismo. Sicuramente non è un gioco, quindi non dovete sottovalutare queste azioni violente e aggressive che vedete attorno a voi o che subite. Non è sicuramente un divertimento per nessuno, né per chi lo subisce, né per gli altri. Non ti fa sentire più grande? Sappiamo benissimo che queste azioni inconsapevolmente a qualcuno crede di essere più grande facendo, mettendo in atto queste azioni violente e aggressive. Di sicuro non ti fa sentire neanche più forte, non aiuta a farti nuovi amici, perché questo ti fai pensare che di essere più voluto bene dagli altri, ma solo perché gli altri hanno paura, ti credono, ti saranno amici, quindi non ti aiuta assolutamente a farti nuovi amici. Altra cosa fondamentale, non è un normale litigio o bisticcio tra bambini o ragazzi. Il bullismo è veramente qualcosa di più. E ora lo scopriamo. Il bullismo cos'è? Il bullismo è quell'azione che viene messa in atto in modo violento, aggressivo, ripetuta nel tempo, messa in atto con premeditazione, in maniera volontaria, da bambini, ragazzi. Di solito la fase dai 7 ai 15 anni è il periodo in cui gli atti di bullismo, soprattutto nelle scuole, è più evidente. Questi atti sono atti, come abbiamo detto, di violenza e aggressioni ripetitive che portano ovviamente il bambino che ne è vittima, quello che si definisce la vittima, a subirla in maniera quasi totalmente impossibilitato a difendersi, a reagire a queste aggressioni che subisce. Allora noi cosa possiamo fare? È importante quando, qualora sia la vittima che gli attori che stanno attorno a questa scena, dovevano informare ovviamente insegnanti e genitori e chiunque ne è a conoscenza, comunque la vittima è tenuto ovviamente a informare, parlare, di esprimere i propri sentimenti, cosa pensa in quel momento, perché questo renderà più semplice affrontare questi atti di violenza, aggressione. Ma ora entriamo più nello specifico. Cos'è l'atto di bullismo in sé per sé? L'atto di bullismo è un fenomeno di gruppo reiterato di prepotenza aggressiva. Quindi non c'è solo il bullo che mette in atto l'atto vero e proprio di bullismo, ma si avvale anche di un gruppo. E di conseguenza, come abbiamo detto prima, è un atto aggressivo di prepotenza ripetuto nel tempo. È un atto, l'atto di bullismo, è proprio per intimorire l'altro dal punto di vista fisico e psicologico, perché poi, come vedremo, l'atto di bullismo, di aggressione, di violenza, avviene sia in modo fisico, con un'aggressione corporale, personale con l'altra persona, ma anche dal punto di vista psicologico, perché si va a lavorare sull'isolamento, sul perdere le relazioni, sul lasciarlo solo, su isolarlo, sul calunniarlo. Quale l'atto di bullismo si evidenziano un aspetto fondamentale, che vi è una simmetricità tra il bullo e la vittima, simmetricità di potere, cioè il bullo ha sicuramente una forza maggiore, come dicevo prima, rispetto alla vittima, che in quel momento si sente incapace di rispondere alle offese, di reagire alle azioni intimidatorie aggressive del bullo. Quindi avremo il bullo che si sentirà in una posizione predominante alta e una vittima che si sentirà ovviamente in piccolina, indifesa e non in grado di reagire a queste azioni aggressive e di bullismo vero e proprio. Quali sono i personaggi di questa storia che noi chiameremo bullismo perché è l'azione vera e propria dell'atto di bullismo, di aggressività e di violenza? Gli attori di questa storia
sono principalmente il bullo, come abbiamo detto, il personaggio principale, colui il quale mette in atto l'azione violenta, aggressiva nei confronti di chi? Della vittima. Il secondo personaggio, la vittima, abbiamo detto, come abbiamo detto prima, è colui che subisce queste angherie, queste oppressioni, non ha neanche la forza di reagire. Attorno a questi personaggi abbiamo gli spettatori. Gli spettatori, come sappiamo, si dividono in tre tipi di spettatori. Gli spettatori che saranno a favore del bullo, sosterranno il bullo, quindi diventeranno il gruppo del bullo. E sono persone che ovviamente si avvalgono di seguire le caratteristiche, le idee del bullo, semplicemente per evitare di essere a loro volta vittima di atti di bullismo. Quindi non lo fanno per amicizia, ma lo fanno semplicemente per evitare che a loro volta possano avere atti di bullismo, e poi li fa sentire, fa alzare un po' la loro autostima, sentirsi parte di un gruppo, tra virgolette, più forte, che poi vedremo negli aspetti più avanti, nelle slide successive. Poi c'è un secondo gruppo di spettatori, che ovviamente è quello che si fa parteggia o comunque prende le difese della vittima, coloro i quali ovviamente rappresentano quella persona che hanno un'alta autostima, cioè una capacità di sentirsi forti di loro, e vedendo il ragazzino o il bambino in difficoltà, ne prendono le difese semplicemente perché non hanno piacere di vedere azioni violente o aggressive da parte di qualcun altro nei confronti di questo ragazzino. Tra questi spettatori abbiamo un terzo gruppo, che sono praticamente i neutrali. I neutrali sono coloro i quali non stanno né dalla parte del bullo e né dalla parte della vittima, perché ovviamente guardano la scena, ma non vogliono assolutamente entrarci né a prendere le parti di uno né a prendere le parti dell'altro, perché stando nel mezzo, stando indifferenti, sperano ovviamente di non essere coinvolte nella scena, in questa storia che abbiamo detto si chiama bullismo. Quali sono le forme del bullismo? Avremo una forma diretta, quella più classica, quella che viene messa soprattutto in azione nelle scuole elementari o medie, dove praticamente quell'azione diretta a prevaricare da un punto di vista fisico e verbale, ed è prettamente legata ai maschietti, al genere maschile, dove praticamente si mette in atto quelle azioni di rubare la merenda, prevaricare dal punto di vista fisico, magari con anche delle violenze fisiche, oppure fare gli scherzi, prendere in giro, comunque andare a ledere ovviamente la persona, la vulnerabilità della persona, e renderlo ovviamente, metterlo in difficoltà perché non sa reagire. Questa è l'azione diretta fisica, quando c'è quel contatto fisico o verbale, ma diretto, quando noi avremo il bullo e la vittima, o il gruppo del bullo e la vittima che entrano a contatto tra di loro. Un'altra forma di bullismo è quello indiretto. È quello che più chiamiamo il bullismo rosa, quello prettamente del genere femminile, quello dove viene messo non un'azione fisica diretta di violenza, ma più un'azione magari diretta, sì, verbale, ma più legata alla pettegolezza, calunnia, al messa in giro di voci non vere, di fotografie, qualsiasi cosa per screditare l'immagine, isolare la ragazzina del solito, escluderla dal gruppo, farla sentire non voluta, farla sentire brutta, e questa è un'altra azione che va a lavorare, anziché dal punto di vista fisico come l'azione diretta, l'azione indiretta va a lavorare sulla psicologia, quindi sulla relazione sociale, sul sentirsi parte di un gruppo, sul sentirsi ben voluta da parte della ragazzina. E questo tipo di bullismo è quello, diciamo, che in questo periodo è più in voga, soprattutto perché legata ai social e alla digitalizzazione aumentata esponenzialmente, porta a quello che, concatenato a questo tipo di forma di bullismo, è il cyberbullismo, che è quell'azione che sfrutta appunto l'anonimato del computer, l'anonimato della rete, il fatto
di aggredire, calunniare la vittima dal punto di vista psicologico, aggredendola con insulti coperti ovviamente dall'anonimato, mettere in giro voci o fotografie o immagini che non rispecchiano la realtà del contesto, ma sono realtà costruite ad arte per offendere, denigrare, rendere ovviamente la ragazzina o il ragazzino, prenderlo in giro e farlo sentire una nullità, una persona non in grado di essere pari agli altri, quindi isolarlo, isolare la vittima, ed è per questo che il cyberbullismo si rappresenta non solamente dal punto di vista del genere femminile, ma anche dal punto di vista del genere maschile. Quindi avremo casi dove ci saranno vittime maschili o femminili e ci saranno bulli e gruppi di bulli maschili o femminili che metteranno in atto questo tipo di bullismo. Ma ora entriamo a vederlo più nello specifico. Quali caratteristiche si hanno nel cyberbullismo? Come abbiamo detto, non è un attacco verbale, non ci sono segnali verbali diretti, non verbali diretti come i gesti o qualsiasi attacco diretto, ma ci sono tutta quella serie di attacchi indiretti, non verbali, nascosti ovviamente dai messaggi, dalle fotografie, dalle chat che avvengono nella rete. Come abbiamo detto in precedenza, vi è l'anonimato dell'autore, perché ovviamente la rete consente di calunniare, a prendere in giro, nascosti dall'anonimato, ed è non presenza di un nominativo su di chi è l'autore di queste azioni aggressive, violente, che si chiama cyberbullismo, ma l'atto in contesto è sempre lo stesso, l'atto di bullismo. Avremo ovviamente la facilità della disinibizione, perché come abbiamo detto, magari il bulletto, il ragazzo che mette in atto, ragazza che mette in atto queste azioni di violenza, aggressione, si sente magari più facilitato a metterle in atto dall'anonimato, dall'essere nascosto dietro a un computer, una tastiera, piuttosto che magari proporle in maniera diretta davanti alla persona, perché magari questa proporre l'atto di bullismo e di violenza davanti alla persona lo inibisce, invece la rete lo facilita in maniera esponenziale, in maniera elevata, nel mettere in atto questo tipo di azione violenta, aggressiva. Ovviamente il cyberbullismo che altro caratteristica importante ha? Non ha limiti di spazio, non ha limiti temporali. Perché noi l'atto di bullismo, se lo facciamo a scuola, nell'aula scolastica, se lo facciamo in palestra, se lo facciamo fuori in strada, abbiamo quel limite di spazio che può essere quell'oretta, quella mezz'oretta, quell'incontro sporadico. Invece il cyberbullismo può avvenire nell'arco di tutta la giornata, nell'arco della settimana, nell'arco del mese, non ha mai un tempo. Non avremo mai limitazioni né del tempo né dello spazio, perché praticamente si potrà fare in qualsiasi momento della giornata, mandare un messaggio, una calunnia, una fotografia, una presa in giro. E questo cosa porta ovviamente come caratteristica importante? Che esponenzialmente quindi si alza il livello del potenziale aggressivo, perché ovviamente, come abbiamo detto, non avendo meno inibizione, più spazio, più tempo, l'autore sente più sicuro, di conseguenza, quello che viene prodotto a livello fisico può essere sì un danno diretto che provoca ovviamente delle lesioni, ma un elevato potenziale aggressivo si ha quando si ripete nel tempo una calunnia, un'immagine o ripetere delle immagini false che portano a mettere nelle condizioni di isolamento, di ansia, di paura nella vittima che subisce queste azioni di bullismo vero e proprio. Adesso, velocemente, quanto già detto in precedenza, vi faccio vedere le differenze che vi sono, differenze tra virgolette, perché noi parliamo sempre di atto di bullismo. Poi lo chiamiamo cyberbullismo perché ovviamente la vera differenza macroscopica è il fatto che anziché utilizzare
mettono in modalità dirette di persona, si utilizza la metodologia del campo digitale, dei social, della rete per mettere in atto il cyberbullismo. Poi, come abbiamo visto, ovviamente le differenze stanno appunto nel fatto che il bullismo messo in atto in maniera diretta si fa a scuola, in ambienti più ristretti, con tempistiche più ristrette, con spazi più ristretti. La vittima in questo caso può subire aggressioni dirette, verbali, piuttosto che aggressioni di tipo fisico, mentre nel cyberbullismo, come abbiamo visto, sono azioni che vengono messe in atto a calunniare, proprio lavorare sullo stato psicologico, sulla mente della ragazza, sull'esclusione della ragazza, del ragazzo. Esclusione dal punto di vista relazionale e sociale, che è ancora più grave di quanto avviene dal punto di vista fisico. Non vi sto ovviamente a elencare, vi dico, cito giustamente due cose perché è una ripetizione di quanto ci siamo raccontati finora. Sia per il bullo che per il cyberbullismo, ovviamente, rappresenta sempre il fatto che il bullo ha bisogno di dominare e creare delle relazioni di posizioni di privilegio, quindi quella simmetria che parlavamo in inizio, che il bullo ha sempre bisogno di essere visto come protagonista e la vittima vista come la persona o quella persona che subisce l'atto vero e proprio di aggressione, di violenza verbale o non verbale o, come ci siamo detti, psicologica nel cyberbullismo. Procedendo, le prepotenze dove si manifestano principalmente? Quali sono i luoghi prettamente del bullismo, cyberbullismo? Un luogo che sembra non, tra virgolette, l'esempio principale, quello della famiglia. E invece proprio all'interno della famiglia si possono creare nel ragazzo quelle situazioni comportamentali acquisite magari dal fratello maggiore, dal modo di comportarsi dei genitori, tutte quelle azioni che possono fare instaurare, acquisire un modellamento del ragazzo, del bambino, nei confronti. Quindi voi cosa imparerete? Imparerete dai vostri fratelli, potrete imparare delle cattive abitudini di comportamento nelle azioni simili che mettete in atto contro un altro ragazzino. Gli altri ambienti può essere la scuola. La scuola è un altro ambiente in cui voi siete presenti quotidianamente per tante ore al giorno. La scuola, quindi, come ci siamo detti prima, dà modo di mettere in atto tutto quel tipo di bullismo legato all'azione diretta, quindi il momento della palestra piuttosto che il momento dell'intervallo, piuttosto che andare nel parco, piuttosto che la mensa, il tragitto da casa e scuola, si possono evidenziare queste azioni violente di aggressione che nella maggior parte sono di tipo ovviamente diretto e di supplurio diretto, piuttosto che magari quelle indirette di calunnia, ma ciò non vuol dire che non esistano anche lì. Altro ambiente particolare è il territorio, perché noi diciamo al di fuori del contesto familiare, al di fuori del contesto scolastico, ci sono anche altri luoghi dove i ragazzi, i bambini si incontrano, vi incontrate, quelli che possono essere il giro che fate dove utilizzate i mezzi come l'autobus, oppure fate un giro nel parco giochi per giocare a pallone con gli altri amici o a pallavolo con gli altri amici. E lì potrete incontrare le stesse persone o altre persone che possono mettere in atto dei comportamenti violenti e aggressivi nei vostri confronti. Altro luogo cardine per le manifestazioni di bullismo, di aggressione, di violenza è la strada. Ovviamente i gruppetti chiamati in questa slide, ovviamente branchi, ma sono gruppetti di persone, gruppetti di ragazzini che, come abbiamo detto, si identificano perché il gruppo porta all'identificazione, a sentirsi parte di un gruppo, accresce l'autostima, accresce la propria capacità, rafforza la propria
debolezza si fa sentire al bullo, a chi partecipa a questi gruppi, lo fa sentire qualcosa di più forte, lo fa sentire, come abbiamo detto prima, in una posizione più elevata rispetto all'altro bambino che ne subisce. E di conseguenza anche la strada è un luogo prettamente indicato dove si possono manifestare queste azioni di violenza e di aggressione. Ora, possiamo parlare perché il bullo si comporta così. Il bullo, abbiamo capito, adesso abbiamo capito che il bullo è quel leader, quella persona che mette in atto il comportamento, quell'atto chiamato di bullismo. Quindi è quell'attore principale che mette in atto proprio l'azione violenta e aggressiva. Cosa ci sta dietro a questo comportamento? Ovviamente ci sono delle cause, sono più cause, e quindi noi lo chiameremo il bullismo quel fenomeno multicausale. Multicausale ed è composto dal contesto familiare scolastico, è composto da fattori personali e caratteriali e infine è composto dal contesto culturale. Questo è meglio specificato in queste due indicazioni, dove stiamo a indicare come il contesto familiare scolastico, quello che dicevamo prima, ovviamente i bambini, i ragazzi, ognuno di noi quando cresce nell'età evolutiva, cresce, segue dei modelli che possono essere i fratelli, possono essere i genitori, possono essere ovviamente i pari età, tutti i modelli che vengono seguiti perché sono presenti nella nostra vita nel quotidiano e rappresentano per noi dei personaggi da emulare nei comportamenti che metto in atto in determinate situazioni. Quindi non è detto che determinate situazioni e determinati comportamenti siano giusti, ma noi li andiamo prettamente a copiare. E questo può succedere, come facciamo un esempio, se in una casa il papà per un certo magari arrabbiato in un certo tipo di situazione, mette in atto un comportamento non corretto perché è aggressivo, perché è più violento in questa reazione aggressiva e violenta, noi prendiamo a modello quel tipo di reazione, il tipo di comportamento, lo facciamo nostro e quando ci si presenta nella nostra vita, che può essere scolastica, può essere anche in casa con il nostro altro fratello, un'altra determinata situazione, ripetiamo lo stesso tipo di comportamento. Oppure perché parliamo di contesto familiare scolastico, sono quelle violenze che possono essere subite all'interno della famiglia da aggressioni, come abbiamo detto, appunto di comportamenti non adeguati da parte dei genitori a determinate situazioni che si possono manifestare in casa. Caratteristica importante, quello che abbiamo detto, il fattore personale e caratteriale. Abbiamo detto che ovviamente ognuno di noi è fatto in un certo, ha fatto e costituito, apprende una certa modalità di comportamento. Quindi una persona può essere che ha la sensazione, il volere, il desiderio di avere la sensazione di controllo, di dominanza, di sottomissione dell'altra persona e di conseguenza metterà in atto quell'atto di bullismo, di oppressione, quindi di violenza nei confronti della vittima, di chi non sa difendersi davanti e lui prova a piacere, perché prova a piacere a dominare quell'altra persona. Lo stesso abbiamo detto, vale gli stili educativi che possono essere appresi anche dagli insegnanti, anche lo stesso insegnante a scuola è sempre una guida per voi ragazzi, per voi che state praticamente state quotidianamente ore all'interno degli istituti scolastici. L'insegnante, oltre a insegnarvi le lezioni, vi deve insegnare anche il comportamento, quindi anche le sue reazioni, magari scomposte a determinate situazioni, voi le elaborate, le immagazzinate, quale comportamento ideale da riproporre in un'altra determinata situazione che vi capiterà nella vostra vita, il che non vuol dire che sia una cosa positiva. Quindi dovete sempre valutare e lavorare con la vostra mente
con la vostra intelligenza, quali azioni devono essere mantenute come comportamenti ideali e quali come comportamenti non ideali. La stessa cosa, i fattori personali e caratteriali rientrano ovviamente. Se io ho un carattere impulsivo, ho un'attitudine alla prepotenza, sono molto ansioso, sono insicuro, anche l'insicurezza si nasconde dietro al bullo, perché il bullo fondamentalmente è anche lui, tra virgolette, la vittima di questa scenetta di atto di bullismo, perché lui, vivendo in sicurezza, essendo ansioso, mette in atto tutti questi comportamenti, azioni di violenza per cercare di rivalutarsi nei confronti agli occhi degli amici, degli altri compagni, degli altri pari. Un'ultima caratteristica legata a perché il bullo si comporta così, perché è un fenomeno multicausale, è legato proprio a quello più classico che sapete benissimo, che avete visto anche in televisione, il fatto che praticamente la società di oggi ci mette davanti a un modello di persona, un modello di ragazzo, un modello di ragazza, dove deve essere con certe caratteristiche, deve avere certi vestiti, deve essere perfetto dal punto di vista fisico, non deve essere grasso, non deve portare gli occhiali, non deve avere questo, non deve avere quell'altro, ma avere tutte caratteristiche positive. Però ognuno di noi è diverso perché appunto ha le sue caratteristiche differenti. No, per quello va preso in giro o preso di mira con battutine, calunnie, anche le stesse violenze fisiche, perché queste non devono, appunto, come abbiamo detto, queste differenze non devono essere il modo per prendere in giro l'altra persona e mettere in atto questi comportamenti di bullismo, atti di bullismo. Ora vediamo una differenza importante. Essere aggressivi ma non bulli. Un bambino, un ragazzo può essere aggressivo, quindi manifestare aggressività, e l'aggressività è niente più, niente meno quella che mettiamo in atto comunemente tutti, sia io che voi, quando ci troviamo di fronte a una situazione di frustrazione, cioè una situazione dove noi abbiamo un obiettivo, vogliamo raggiungere una certa meta, una certa cosa, e qualcosa è quella. A quel raggiungere quella meta si frappone un qualcosa che può essere un qualcosa di fisico, una persona. E noi cosa facciamo? Proviamo in quel momento, davanti a quell'ostacolo che ci si pone al raggiungimento della meta, ovviamente proviamo rabbia. Questa rabbia come la sfoghiamo? Mettendo in atto un atto di violenza immediato, di risposta a questa frustrazione che proviamo. Perché se noi vogliamo, ad esempio, un determinato gioco e magari la mamma ci dice di no o il papà ci dice no, non è il momento di prenderlo, noi in quel momento proviamo, sarà veramente una frustrazione perché il nostro desiderio è quello di arrivare al gioco, ma nello stesso momento ci viene detto di no. E quindi quella rabbia che proviamo all'interno si sfoga con un'aggressione che può essere verbale piuttosto che un'aggressione di tipo fisica, calciando l'oggetto piuttosto che prendendocela con la persona fisica direttamente, cioè eliminare quella persona o quell'oggetto, eliminare dalla nostra vista per abbattere questo impedimento al raggiungimento del nostro scopo. Ben diversa, ovviamente, è la violenza, l'atto di violenza che viene messo in atto appunto nell'azione di bullismo, come abbiamo detto prima. L'azione di bullismo, l'atto di aggressivo, l'atto di violenza è un'azione premeditata, pensata, che si ripete nel tempo, che è la finalità di questo pensiero, di questo comportamento, messo in atto ovviamente dal leader del bullo, che come abbiamo detto prima, avallato ovviamente dal gruppo. E perché, come ci siamo detti prima, come vi ho anticipato prima, vi parlo ovviamente di questa azione di bullismo che va a ledere dal punto di vista fisico e psicologico una persona. E come vi ho detto prima, il bullo si avvale appunto del gruppo per accrescere la propria autostima, per sentirsi leader del gruppo. Come abbiamo detto prima, anche il bullo è una vittima della situazione perché ha insicurezza e ansia e ricerca la sua immagine, come adesso vedremo, la sua
immagine, la sua autostima attraverso il fatto che il gruppo lo reputi una persona importante perché è in grado di sopravvalere su altre persone per determinate caratteristiche. Adesso che abbiamo parlato di autostima, cerchiamo di un po' di capirla, perché l'autostima, diciamo che è il punto principale di tutto questo mio racconto a voi del bullismo. L'autostima è un fattore fondamentale per accrescere le nostre motivazioni, la nostra autoefficacia. L'autostima che cos'è? Non è nient'altro che praticamente l'autostima non è nient'altro che composta da due componenti. Il sé reale, cioè le nostre consapevolezze di abilità, le nostre consapevolezze di capacità nel fare, nel raggiungere un obiettivo, nel essere in grado di arrivare a sviluppare determinate conoscenze, e il sé ideale. Il sé ideale è praticamente ciò che noi ci siamo costruiti nella nostra mente, quello che praticamente dicevo prima, è l'immagine che la società ci proietta all'interno della nostra mente di come vorremmo essere, che invece il nostro sé reale non è così, e di conseguenza la differenza tra il sé reale, cioè il come siamo, e il come vorremmo essere, questa, quando si ha tanta differenza, il peso della bilancia è sproporzionato verso una parte piuttosto che verso l'altra, avremo risultati di bassa autostima, perché ovviamente noi abbiamo determinate capacità, però vorremmo essere più bravi, più capaci, essere più riconosciuti dagli altri, essere in grado di fare tante altre cose, ma magari in quel momento particolare della vita non siamo a quel livello e di conseguenza avremo in quel momento di vita una bassa autostima. Viceversa, quando questa situazione si equilibra, avremo una situazione di maggiore autostima. Nello specifico, vediamo cos'è l'alta autostima. È quel famoso io posso, come crearsi un'alta autostima? Quando noi parliamo di sé reale, avere dei pregi e difetti vale per tutti. E quindi noi dobbiamo lavorare su noi stessi, sulle nostre capacità, sui nostri punti di forza, ma lavorare ancora di più anche sui nostri punti di debolezza, perché lavorando anche sui nostri punti di debolezza ci servirà per ritornare ad equilibrare quella bilancia che vi dicevo in precedenza, e ciò porterà di conseguenza ad avere maggiore fiducia, maggiore capacità, maggiore perseveranza nelle attività che si fanno e nel raggiungere l'obiettivo. E quindi va detto che un'alta autostima è una spinta a migliorare l'impegno verso il raggiungimento di uno scopo. È quello che vi indico, il fatto legato alla motivazione. Quando noi praticamente siamo motivati per il raggiungimento di un obiettivo, non motivati perché dobbiamo prendere, non solo perché dobbiamo prendere un bel voto, perché amici o parenti o anche lo stesso insegnante ci dice bravo. No, perché noi ci autovalutiamo, e questa è l'autostima, noi ci autovalutiamo come persone capaci di raggiungere quell'obiettivo. E le difficoltà non sono nient'altro che energia, carburante per aumentare la ricerca di questa autostima. Differentemente, quando, come abbiamo detto, abbiamo una bassa autostima, e quando noi praticamente cosa diciamo? Quando molte volte io dico non faccio una cosa perché io non posso, non sono in grado, non sono capace, non ho le capacità, a Marco esce meglio, a me ne esce peggio. Questo è quando noi avremo quello sbilanciamento che vi ho detto prima tra il sé reale e il sé ideale. Avremo quindi una parte della bilancia che pesa verso io non posso, non sono in grado, perché praticamente il modello, il nostro riferimento non siamo noi stessi, ma un modello esterno, una valutazione esterna, la valutazione dell'insegnante, la valutazione degli amici. Noi facciamo quello per raggiungere l'obiettivo di piacere agli altri. Invece dobbiamo principalmente piacere a noi stessi e valutare le nostre capacità e raggiungere obiettivi passo passo. Ognuno ha le proprie
propri obiettivi, di raggiungere con le proprie tempistiche, piano piano li deve raggiungere. Quindi una bassa autostima cosa fa? Fa sì che ovviamente la persona sia messa in difficoltà, si svaluti, non si senta in grado di affrontare gli altri, avrà difficoltà nelle relazioni. Ma adesso vediamo, adesso che conosciamo un po' meglio l'autostima, possiamo comprendere meglio gli attori che vi ho raccontato velocemente prima, il bullo, la vittima, il gruppo. Il bullo, come abbiamo detto, è principalmente, ci tengo a ribadirlo, anch'esso una vittima, anche se colui il quale ha ansia, insicurezza, debolezze, ha molte di queste caratteristiche che si rappresentano anche nella vittima. La differenza è che lui utilizza queste sue negatività, questa sua motivazione, questa scarsa motivazione, questa scarsa insicurezza, queste difficoltà le trasforma creandosi un'autostima personale, cioè cercando di prevaricare l'altra persona, cioè di mettere in atto quegli atti di aggressività, di violenza, sia fisici, verbali e non. Abbiamo detto che non è solamente l'atto fisico, ma anche la calunnia. Questo per far sì che di accrescere sia la propria autostima, il farsi voler bene, farsi credere, credendo che appunto l'amicizia degli altri, gli altri che lo stimano, accresce la sua immagine. La ricerca del gruppo da parte del bullo, cosiddetto leader del gruppo, colui che mette in atto l'atto di vero e proprio di bullismo, è praticamente questa ricerca all'interno del gruppo di un riconoscimento, di uno status di leader e apprezzamento, non è nient'altro che gli serve per mascherare questa insicurezza, questa incapacità, questa ansia e accrescere la propria immagine. Mentre per la vittima parliamo, come abbiamo detto prima, di questo disequilibrio. La vittima avrà una bassa autostima, di conseguenza una differenza tra sé ideale e sé reale in maniera sbilanciata che lo porterà ad avere una cattiva immagine di se stesso, che lo conduce ovviamente all'isolamento, al ritiro, a non essere in grado di affrontare il bullo, la difficoltà e subire di conseguenza le violenze. Quindi, quando noi parliamo di vittima, avremo davanti una persona che avrà sicuramente una bassa autostima, una cattiva immagine di sé, che avrà poche motivazioni, non cercherà di superare le sue difficoltà, ma anziché superarle si ritirerà, eviterà di confrontarsi, subirà le violenze del bullo perché ovviamente non è in grado di opporsi all'azione violenta di chi invece va a prevaricare il suo spazio, la sua vita. E poi abbiamo il gruppo. Il gruppo è un fattore fondamentale, come abbiamo visto prima. Il gruppo, come abbiamo detto, è fondamentale per il bullo per diventare leader, per accrescere la propria autostima, la propria immagine, ma anche le stesse persone, gli stessi ragazzini che compongono questi gruppi hanno una bassa autostima, hanno un'insicurezza di base, hanno un'ansia, hanno un'incapacità di affrontare le situazioni, i problemi della vita da soli, anche le semplici situazioni. E cosa fanno? Si nascondono dietro l'immagine del bullo per accrescere anch'essi la propria autostima. Il sentirsi, come ho detto prima, parte di un gruppo identifica loro come persone accreditate, con maggiore autostima, con maggiore potenza nei confronti di coloro i quali sono all'esterno di questo gruppo e di conseguenza, per rimanere all'interno di questa cerchia, accettano le caratteristiche, con piacere, accettano le caratteristiche del bullo e di conseguenza lo compiacciono, cercano di imitarlo, cercano di inneggiarlo, perché questo gli servirà sia per aumentare la loro autostima, la loro sicurezza, ma nello stesso tempo servirà a loro per evitare di subire eventuali azioni di bullismo su loro stessi. Quali effetti ha il bullismo sulle persone coinvolte? Ora vediamo piano piano quali tipi di effetti si possono intravedere
nelle persone che hanno sia che sono bulli, sia che sono vittime, che sia che sono gruppi. Come abbiamo detto, ovviamente gli stress è l'aspetto negativo dello stress. Lo stress è quel qualcosa che, se utilizzato in maniera benevola, positiva, se c'è poco stress, serve. Lo stress è fondamentale anche dal punto di vista positivo, perché lo stress mette in atto tutto quel meccanismo motivazionale che consente, come abbiamo detto prima, di crescere la propria autostima, se è ovviamente in proporzioni basse e positive. Se invece lo leggiamo dal punto di vista negativo, diventa un distress, cioè praticamente una condizione negativa anziché positiva di azione motivante e di autostima. Come detto, appunto, vi è un calo dell'autostima nelle persone, sia nel bullo che nella vittima. Calo dell'autostima, come ci siamo detto prima, non continuo a ripetervi il concetto che avete ben in mente dopo le spiegazioni precedenti. Sarà così sicuramente un basso rendimento scolastico, sia del bullo che della vittima, perché il bullo pensa esclusivamente a mettere in atto quel comportamento, quelle azioni di accerchiarsi, quindi di fare quegli atti violenti, piuttosto che badare a mettere attenzione a quanto avviene all'interno del apprendimento scolastico. Lo stesso ci sarà per la vittima che, come vedremo in successione, eviterà anche di andare a scuola e di conseguenza il suo rendimento scolastico scenderà. Avremo anche per questo ci saranno difficoltà di concentrazione sia da parte del bullo che della vittima, perché ovviamente il ragazzino che subisce angherie ha come pensiero fisso evitare che succeda a quella situazione, ha quell'ansia, quella paura di subire le situazioni, e nello stesso tempo il bullo avrà più difficoltà di concentrarsi, perché sta mettendo in atto tutti quei pensieri, quelle azioni, sta preparando, meditando l'azione violenta o aggressiva che dovrà mettere in atto. L'abbandono scolastico è, come sempre, vale sia dalla parte del bullo che da parte della vittima, perché ovviamente, come ci siamo detti, un calo dell'autostima, un basso rendimento scolastico, una difficoltà di concentrazione porta ovviamente al ritiro, all'isolamento e all'abbandono, di conseguenza anche dell'anno scolastico. L'isolamento, come abbiamo detto, è prevalente nelle vittime, perché ovviamente tenderanno a nascondersi, ad evitare, a non frequentare quegli ambienti, quali scolastico, quali parchi, quali gli autobus, piuttosto che la strada, il giardinetto, qualsiasi ambiente di ritrovo con gli amici, perché avrà paura di incrociare il bullo di turno, che lo potrà offendere piuttosto che minacciare, piuttosto che picchiare. E questo cosa genera all'interno di una persona? Perché ovviamente, oltre ai comportamenti, ci sono anche dei cosiddetti stati d'animo, le emozioni. Quando si prova ansia, quando ovviamente io provo ansia, ansia perché mi troverò di fronte a una situazione che non so come comportarmi, non so come reagire da parte della vittima. E questa ansia porta ovviamente, l'ansia è legata anche all'isolamento, porta a una condizione un po' più particolare, che è la depressione, che è una condizione limite da evitare di raggiungere, perché praticamente porta la persona a non vedere un futuro positivo, ma negativizzare tutte le condizioni della propria vita, sia relazionale che di capacità di affrontare. Quindi ansia, isolamento, abbassamento dell'autostima porta a incanalare la persona a non vedere un aspetto positivo della vita, non vedere un aggancio positivo, non trovare una stimolazione per la quale legarsi, e conseguenza sfruttarla per uscirne da una situazione di difficoltà. Le conseguenze andiamo a vederle in maniera un po' più specifica, anche se sono più o meno quelle che vi ho detto fino ad ora. Conseguenze più specifiche per il bullo, perché, come abbiamo detto, vi sono conseguenze anche per il bullo, e abbiamo detto cosa sono: basso rendimento scolastico,
ripetute bocciature, abbandono scolastico, disturbi, perché il bullo ha anche la capacità, perché il bullo ovviamente questi atti aggressivi li mette in atto anche perché ha quella incapacità di gestire, di rispettare le regole, quindi disturbi della condotta, incapacità di rispettare delle regole sociali. Di questi atti di violenza sono proprio delle prevaricazioni a livello sociale, il non rispettare certi limiti imposti, le cosiddette regole che si imparano a scuola. Il bullo fa fatica ed è per quello che io vi dico che il bullo non è solamente il cattivo della storia, ma anche il bullo è una vittima di questa situazione perché ha le sue difficoltà da affrontare, le manifesta a differenza della vittima in maniera violenta e aggressiva. Difficoltà relazionali, perché come detto all'inizio, il bullo non si crea amici, il bullo non si crea compagni di scuola, il bullo si crea solo delle persone attorno che lo stimano semplicemente perché hanno paura, perché non vogliono subire gli atti di violenza e di conseguenza avrà pochissime relazioni vere, se non nulle. Comporta e lo sviluppo di queste azioni nel bullo. Nell'evoluzione porterà, quindi parliamo di un'età più di persone maggiorenni piuttosto che dei 16-18 anni, avremo dei comportamenti antisociali perché il proseguire sulla strada di questi comportamenti di difficoltà di condotta, di non rispettare le regole, cosa porterà a mettere in atto situazioni limite come crimini, vandalismi, abuso di sostanze. E queste violenze, come abbiamo detto, ci sono sia le violenze che vengono messe in atto sia all'interno della famiglia, aggressività sia alla scuola, sia nella scuola che successivamente nel mondo del lavoro. Ora vediamo le condizioni, invece, le conseguenze che hanno le vittime. Le conseguenze che hanno le vittime, come abbiamo detto prima, sintomi fisici. Cosa fa la vittima per evitare di trovarsi davanti a situazioni di violenza, di atto di aggressione? Allora, mette in atto tutto quello che può fare per evitare di andare a scuola. Allora dice alla mamma che ho mal di pancia, mal di stomaco, mal di testa, ma sono tutte condizioni sintomatologiche, condizioni fisiche che non sono la realtà della condizione fisica del ragazzo o della ragazza, ma sono tutte situazioni che si vengono a creare perché l'ansia, la preoccupazione di dover affrontare quotidianamente un'altra situazione in cui non si è in grado di reagire o di porci un limite, o trovarsi sempre di fronte a questi ragazzi o queste ragazze che lo offendono, ma prendono in giro, allora cosa si fa? Il nostro corpo reagisce. Con ovviamente creandosi mal di testa, mal di stomaco, che non sono sintomatologie reali, vere e proprie, ma sono sintomatologie portate dal processo mentale di ansia, di preoccupazione verso queste situazioni e atti di violenza. Vi dirò molto brevemente anche disturbi psicologici che possono avvenire legati a queste situazioni. Ovviamente si avranno problemi del sonno, perché ovviamente se la nostra testa è focalizzata sull'ansia, sulla preoccupazione della giornata che avviene, ovviamente il mio sonno non sarà tranquillo e beato, ma sarà un sonno preoccupato. Mi sveglierò più volte nel sonno, avrò incubi. E ciò porta a questi cosiddetti attacchi di ansia, cioè quella paura che quando è negativa, come ci siamo detti prima, una paura negativa porta a delle preoccupazioni eccessive, quindi a stimolazione di un'ansia non più benefica motivazionale, ma un'ansia che diventa negativa, un'ansia che porta a preoccupazione e avremo problemi di concentrazione, cali del rendimento scolastico. E di conseguenza la riluttanza ad andare a scuola, non investiremo più su noi stessi, quindi non avremo motivazione, avremo un abbandono scolastico, avremo una svalutazione della propria identità, quindi praticamente non avremo neanche voglia di vestirci, curare fisicamente il nostro corpo, la nostra identità, il nostro modo di essere, perché?
non vogliamo uscire più, vogliamo stare isolati da queste situazioni che ci portano difficoltà e di conseguenza l'avere tutte queste cose negative, abbiamo detto questo sbilancio tra il sé ideale e il sé reale, porta ad abbassare la propria autostima, a non, auto più, non più sentirsi validi, non sentirsi più efficaci. Di conseguenza si possono mettere in atto tutti quei comportamenti, come ci siamo detti, che dopo l'ansia sono quei comportamenti autolesivi fino ad arrivare appunto a quelle situazioni di depressione, come ci siamo detti, a non vedere un qualcosa di positivo e quindi negativizzare tutte le situazioni. A livello personale, ovviamente, come abbiamo detto, la bassa autostima, l'insicurezza, l'ansia, la difficoltà relazionale, la difficoltà di entrare in contatto con le altre persone, con difficoltà sociali con gli altri. E quindi avremo come ultimo, ma non ultimo, il ritiro, la solitudine, le relazioni povere, l'isolamento, che è quello che poi fondamentalmente è la conseguenza totale dell'atto di bullismo, che sia diretto, che sia fisico, che sia verbale e che sia indiretto. Adesso passiamo a cosa fare se vedo qualcuno che è vittima di bullismo o io stesso sono vittima di bullismo. Cosa dobbiamo fare? Fondamentale, come ci siamo detti all'inizio, allora, se vedo qualcuno che sta male, che ha subito un atto di violenza, cosa faccio per primo? Se io sono il suo compagno di scuola e ho interesse verso quella persona, voglio, innanzitutto lo ascolto, cerco di rassicurarlo. Cerco di dargli degli stimoli positivi, cerco di stargli vicino, lo cerco di rincuorarlo e di conseguenza lo aiuto in quel momento di difficoltà, magari appena subito l'atto di violenza, e quindi cercherò di dargli conforto. Cosa si può fare? Incitarlo, ovviamente, aiutando, se non lui direttamente o noi stessi, possiamo andare a parlare con un adulto, un genitore, di ciò che si è visto, non lasciare l'azione lì. Nel vuoto, l'atto violento finito lì, ho visto l'azione e non dico niente a nessuno. Se il bambino o la bambina o il ragazzo o la ragazza non è in grado da sola di parlarne con qualcuno dell'atto violento o aggressivo che ha subito, è fondamentale che noi facciamo la cosa più giusta, parlare direttamente con il genitore o l'insegnante di ciò che si è visto, per vedere assieme di trovare una soluzione. È un po' il terzo punto, quello che abbiamo appena detto, consigliare alla vittima di confidarsi su quello che gli succede, sia delle emozioni che dei propri stati d'animo, con le persone che è più vicino, di solito sono i genitori, ma possono essere i fratelli, anche i nonni. Quindi se io vivo male delle situazioni, prima di giungere ad isolarmi o a sentirmi con una bassa autostima, un'autoefficace o sentirmi negativo, io ne parlo con qualcuno e vedo se posso risolvere la situazione. Nell'ambiente scolastico o anche a casa è fondamentale, sempre principale regola è quella di parlare di ciò che avviene, sia dal punto di vista positivo che dal punto di vista negativo. Quindi se si subiscono delle aggressioni, non aver vergogna o paura di dirlo. Bisogna dire che si è subito quel tipo di aggressione da parte di chi e vedere di essere aiutati nell'affrontare la situazione, non per colpevolizzare qualcuno, ma per uscire da una situazione che abbiamo raccontato prima, di relazione tra bullo e vittima. Fondamentale, per questo è un concetto che vale sia per il bullismo, ma in questo caso soprattutto per il cyberbullismo, perché è un concetto fondamentale in quest'epoca dove tutti abbiamo in mano un cellulare, abbiamo possibilità di chattare col cellulare, col computer, con il tablet. È fondamentale, fondamentale, e ripeto, fondamentale che ogni bambino, ogni ragazzo ne parli con i genitori di cosa lui durante la giornata fa online, perché questo evita e ci difende dal cyberbullismo, dei cyberbulli, e quindi è fondamentale essere comunque seguiti da un adulto o da chiunque si voglia
nella gestione dei social, delle chat, di tutto quello che riguarda il digitale, quando non siamo in grado di affrontarli da soli certe determinate situazioni, perché potremmo essere di fronte a delle situazioni che paiono in quel momento qualcosa di innocuo, ma che si possono rivelare qualcosa di più grave, come abbiamo detto prima, la calunnia, la diffamazione a livello del cyberbullismo. Fondamentale, fondamentale, oltre che a parlare, è fondamentale che ognuno di noi sia in grado di esprimere le proprie emozioni, ma questo vale per qualsiasi cosa della vita, al di là del concetto solo di bullismo, ma è fondamentale saper esprimere le emozioni positive e negative che si vivono, perché è fondamentale esprimere le emozioni, consente di parlarne con gli altri e sapere come e come affrontare le situazioni di difficoltà. Quindi è implicito ovviamente raccontare anche il bello e il brutto della giornata con i genitori, perché il confronto con i genitori, ma anche con i fratelli, con gli insegnanti, con chiunque si vuole che sia amico, sicuri di essere amico, che abbia un conforto, è fondamentale perché serve sia a scaricare la tensione della giornata, ma serve anche a un confronto, ad avere dei suggerimenti, dei consigli. Altro passaggio molto importante, ricordatevi di non isolarvi mai. Qualsiasi cosa vi succede, per quello il parlare, esprimere le emozioni, il mettere a nudo le difficoltà per non entrare in quel vortice di ansia, insicurezza, preoccupazione, bassa autostima che porta la vittima a ritirarsi, a isolarsi, a sentirsi solo, ad affrontare i problemi. Come ci siamo detti prima, anche per l'autostima, è fondamentale lavorare sui punti di forza e sui punti di debolezza, perché lavorando sui punti di forza accresciamo la nostra autostima, ma anche lavorando nelle difficoltà, sulle nostre debolezze, aumentiamo la nostra capacità di sentirci efficaci, sentirci sempre man mano più capaci di superare le sfide che all'inizio possono sembrare delle montagne insormontabili, poi pian piano vedrete che le situazioni si potranno evolvere in maniera più facile, vedete, passetto un passo per volta, ognuno con la sua modalità e i suoi tempi, si andranno a superare anche quegli ostacoli che all'inizio sembravano difficili da superare, crescendo dentro noi stessi la nostra autoefficacia, la nostra autostima, che ci consente di proteggerci da queste azioni di bullismo, queste azioni violente e aggressive. E parlando di difese, possiamo dire quali sono le difese contro l'atto di bullismo, quali armi abbiamo da mettere in campo contro questo atto di bullismo. Come detto, è importante parlare, ascoltare, esprimere le proprie emozioni. Come vi ho detto prima, un'arma fondamentale, e non finirò mai di ripetervelo, quando siete in classe, quando siete a casa, quando siete con gli qualunque situazione di difficoltà, non è mai una vergogna parlarne, 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 mai una vergogna manifestare le proprie emozioni, che siano di debolezza, che siano di emozioni positive, negative, perché è importante esprimere la propria rabbia, le proprie parole, la propria ansia, i propri problemi, perché ciò, solo il confronto, il parlarne con qualcuno che le ha già affrontate, che ne sa più di noi, ci consente di vivere la situazione in maniera più efficace, senza arrivare a tutte quelle condizioni di bassa autostima, bassa autoefficacia, isolamento, ritiro, che poi ci comporta di essere più facilmente vittima di atti di bullismo. Un altro scudo, un'altra difesa che abbiamo è la collaborazione, una collaborazione che può essere messa in atto a livello della scuola, all'interno del gruppo scolastico, all'interno del gruppo dei propri pari, cioè praticamente collaborare
un aiuto reciproco nelle difficoltà, condividere le difficoltà serve a tutti a sentirsi più forti come gruppo e di conseguenza se noi come gruppo siamo più forti, isoliamo quelle poche persone, quelle poche ragazzi che vogliono mettere in atto quei comportamenti violenti di bullismo. Un'arma importantissima è l'empatia e voi direte cos'è l'empatia? L'empatia è la capacità che ognuno di noi ha o pian piano viene addestrata a riconoscere i sentimenti, ciò che prova, lo stato d'animo, la paura, l'ansia, la rabbia della persona che abbiamo di fronte, la paura, le difficoltà della persona che ci sta di fronte e di conseguenza saper riconoscere le emozioni è quello che viene denominato sotto il cappello dell'intelligenza emotiva, cioè essere capaci di riconoscere le emozioni, ci aiuta a comprendere l'altro, come cosa sta vivendo, ci dà la capacità di relazionarci in maniera più efficace, aiutarlo se ha bisogno, a nostra volta essere aiutati se abbiamo bisogno, è fondamentale l'empatia. E come si può allenare questa empatia? Con un giochino, il role playing. È un giochino che è un giochino, ma ha notevole importanza. Il role playing non è nient'altro che scambiarci l'identità in maniera sotto forma di gioco. Cioè, io prendo i panni del bullo e il bullo prende i panni miei da vittima. E allora, io so che faccio il bullo, e vedo cosa prova il bullo e viceversa, il bullo, mettendo i miei panni, vedrà cosa prova la vittima a subire tutte le angherie, le oppressioni. E solo così, scambiandosi i ruoli, piano piano ci si arriverà, riuscirà a comprendere quali sentimenti, quali stati d'animo sia l'uno che l'altra persona vivono e di conseguenza alleneremo la nostra capacità di comprendere le emozioni, quindi la cosiddetta empatia, e riconoscere le emozioni ci consentirà, come abbiamo detto, di poter evitare di mettere in atto tutte quelle azioni violenti e di subire quelle azioni violente. L'aiuto degli adulti, come detto, il parlare, il confrontarci è fondamentale. Nell'età dell'evoluzione, quindi nelle scuole elementari, nelle scuole medie, neanche nelle superiori, costantemente nella vita. Chi è più grande di noi, chi sa più di noi, quindi la famiglia, la scuola, l'ambiente sociale che ci circonda, è un punto di riferimento fondamentale. È un punto di riferimento fondamentale per aiutarci ad affrontare le situazioni quotidiane della vita, evitando quindi che si vadano a creare quelle situazioni, quella storia che abbiamo raccontato prima, che è la storia del bullismo. Quindi è fondamentale anche da parte dei vostri genitori, anche da parte degli insegnanti, l'importanza, e questo dovrete dirlo, l'importanza che genitori e insegnanti collaborino tra di loro nell'ascoltarvi, nel capirvi, nel prestare attenzione a voi, nel vostro mondo, nel vostro modo che vivete, nelle vostre contesto scolastico piuttosto che a casa, perché questo servirà a comprendervi e a comprendere le situazioni di difficoltà e ad aiutarvi in maniera sempre più efficace nel risolvere i problemi che si possono creare in queste vari contesti, sia a casa che a scuola, che al parco giochi e un po' come ci siamo detti in questa spiegazione. E qualora non fosse sufficiente un supporto del genitore o dell'insegnante, genitori e insegnanti possono fare richiesta a uno psicologo, uno psicoterapeuta, di aiutarli a comprendere cosa il bambino, il ragazzo sta vivendo e cosa loro stessi possono fare o meno per aiutarli in maniera ancora più efficace. Vado a concludere questo breve accenno al bullismo, al cyberbullismo, raccontandomi il fattore più importante o uno dei fattori più importanti di questa mia breve spiegazione. Dobbiamo ricordare
che la diversità è una caratteristica presente in ognuno di noi, che ci consente di essere speciali. Quindi non deve diventare lo strumento per deridere, offendere in qualsiasi modo l'altra persona e quindi non mettere in atto quali azioni di bullismo, di prevaricazione, di offesa nei confronti degli altri, perché essere diversi non vuol dire essere diversi non vuol dire essere differenti e quindi negativi, ma la diversità è una caratteristica che ognuno di noi ha per diversa dagli altri, che ci consente appunto di renderci speciali e da modo di essere differenti l'uno dall'altro. Questo porta all'ultima frase che vi voglio con la quale vi voglio lasciare. Ricordate sempre questo. Vi piacerebbe che qualcun altro facesse il bullo con voi? Credo proprio di no. E quindi, per concludere, non fare lo stupido, ma utilizza la tua intelligenza, e di questo per dirvi cosa? Che quando ci troviamo di fronte a delle diversità, a qualcosa che ci appare differente, usiamo la nostra testa, aiutiamo le persone, collaboriamo, parliamone con gli altri, cerchiamo di comprendere, utilizziamo la nostra intelligenza per vedere se quello che ci viene, noi vediamo come diverso, mettendo un'altra lente, lo vediamo come un qualcosa di migliorativo, di accrescimento culturale anche per noi, perché la diversità non è un qualcosa, non differenza, ma un qualcosa che ci serve per accrescere, per imparare qualcosa di nuovo tutti noi assieme. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Il mio breve messaggio sul bullismo, al cyberbullismo, spero che sia stato chiaro e spero che vi sia utile nel corso della vostra vita. Grazie a tutti, ringrazio Aista Onlus di questo momento informativo.